Buonasera a tutti, benvenuti alla 10ª puntata di Lunedì Sport, ancora un nuovo lunedì a parlare dello sport, targato Santa Croce. Lo faremo con nuovi protagonisti, lo faremo anche con nuove società che fanno sport a Santa Croce, sono meno conosciute. Naturalmente di tutto lo sport, di tutto quello che è successo in questo weekend sportivo, i nostri ospiti, sentiremo le loro opinioni quindi per far ciò vado a presentare i nostri ospiti stasera in studio. Alla destra Anthony Petralia, giocatore della Nuova Camerinense, a seguire Salvatore Sallemi, dirigente del Santa Croce, e quindi Guglielmo Russino, che è il presidente del Circolo d'Arte, gioca a biliardo con, per il Circolo, e poi infine Donanotte in questa trasmissione che solito è sempre allo stampo maschile, Maria Teresa Giandinoto, che è allenatrice e atleta della GS Taekwondo. Quindi, come dicevamo poco fa, in questa nostra disamina di tutte le società sportive di Santa Croce, questa sera abbiamo invitato questi due nuovi esponenti, Guglielmo Russino e Maria Teresa Giandinoto, non perché non sono importanti nei loro sport, perché tutte e due, entrambi, hanno gareggiato e gareggiano in ambito nazionale. Guglielmo Russino ha sostenuto il campionato italiano a Cagliari nel mese di giugno, e Maria Teresa Giandinoto in passato ha anche partecipato a vari tornei nazionali. Io infatti voglio iniziare con Guglielmo Russino a parlare del biliardo, che diciamo uno degli sport nobili, conosciuto anche nei secoli, almeno si parla del biliardo, che ha una storia quasi di 400 anni. Tu lo sapevi questo? C'è già nei tempi, già nel 600, nel 700 si giocava a biliardo, ed è quindi uno sport diciamo fra i più antichi al mondo, anche più del calcio, diciamo così. Si giocava anche con il biliardo freddo, addirittura adesso si gioca con il biliardo riscaldato. Addirittura sì, ora certo con le nuove novità, cioè, i biliardi sono riscaldati. E Guglielmo Russino, lui nelle varie specialità che diciamo racchiudono il gioco del biliardo, lui partecipa a campionati di carambola italiano, a tre sponde. Campionato italiano di tre sponde. Non carambola a tre sponde, ma tre sponde. Carambola. Un minimo di tre sponde devi fare. Io a Guglielmo Russino, a cui ora a breve cederò la parola, dopo una breve disamina di quello che posso sapere io da profano in questo nuovo sport, però ti posso garantire che ho studiato, sì. Cioè, so che nel 1400, 1600, e io invece voglio lasciarti la parola per descriverci quello che è, diciamo, la tua disciplina, e per farci sapere a Santa Croce magari come è presa, i giovani, se sono diciamo attirati da questo sport, poi soprattutto ci parlerai anche delle tue esperienze in ambito prettamente agonistico. Allora, per i giovani qua a Santa Croce Camerina è molto difficile, perché la tre sponde porta molto impegno, e se non c'è l'impegno e la cultura di mettersi là a giocare a biliardo è molto difficile. Cioè, qua a Santa Croce si pratica, vieni al circolo, come noi, vieni al circolo, prendi le biglie, le metti a tirare e basta. Ma se devi fare un campionato italiano ci vuole l'allenamento, cosa addirittura che non posso fare neanche io, perché io ho il mio lavoro, non vado con il biliardo a tirare avanti. Perciò la sera faccio un'ora, due ore di biliardo, che molto, fra l'altro, è molto difficile,
perché devi studiare alcune posizioni, perché il biliardo è una cosa rettangolare. E anche un gioco di mente, va. Sì, ci vuole molta concentrazione. Soprattutto devi avere la mente libera, perché già hai il pensiero del lavoro e cose, non puoi nemmeno iniziare a lavorare sul biliardo, è una cosa molto difficile. Però piano piano, io infatti ho partecipato a questo campionato italiano, e 4 anni che partecipo a questo campionato italiano, quest'anno sono arrivato quinto assoluto al campionato italiano. Ce lo vuoi descrivere, diciamo, la tua disciplina, che cosa, in che cosa, allora, diciamo, consiste? La nostra disciplina è nata con la carambola libera, si giocava con intanto una spieghiamo biglia, e una biglia, ecco, una spieghiamo biglia rossa, ai nostri due bianchi, allora erano con il puntino bianco. Ora io non ho avuto l'opportunità di portare le biglie nuove perché sono molto più leggere, e poi sono sempre una bianca, una gialla e una rossa. Le bianche e la gialla hanno dei puntini per vedere l'effetto TV, perché prima quando tu davi un tappo di effetto, due tappi di effetto, la palla girava e non si vedeva. Ora con questo tappo che hanno messo lì, è molto, molto più lenta la palla pure perché è leggera, si vede tutto lo sviluppo dell'effetto che tu dai. Se tu tiri un bel giro, vedi tutto il tappo di effetto e vedi la palla che gira, cosa che prima l'effetto TV non ti dava. Poi cosa dobbiamo parlare? No, diciamo che cosa è la disciplina proprio tua, questa, quella che questa, tu sì, praticamente è una disciplina molto difficile, perché noi abbiamo iniziato con la libera. Sì. Cioè praticamente il pallino, cioè quando tu tocchi la biglia deve toccare le tre un sponde. Un minimo di tre sponde. Diretta o indiretta, puoi tirare direttamente sulla sponda oppure tira diretta sulla biglia, ossia rossa oppure l'avversario, la numero 2 si chiama. Ora addirittura si va avanti che tu vai a posizionare anche le due biglie, cioè ti prepari il tiro, fai la carambola e ti prepari il tiro per il successivo. Può fare 2-3, io ho una massima di steccata di 11 carambole da tre sponde, che è molto molto difficile. Voglio ricordare ai nostri amici a casa che nella disciplina che sostiene Guglielmo Ruzzino c'è anche, diciamo, nel punteggio generale si va a calcolare anche la media. Poi del qua si va avanti con il punteggio, perché qua ce lo vuoi spiegare? Sì. Allora qua le partite si fanno 25 in 40 tiri, sarebbe a dire io devo fare 25 carambole in 40 tiri, se la chiudo ancora prima mi aumenta la media. Cosa consiste? Che vado a superare qualcuno che ha fatto 2 punti come me, vince la partita e fa 2 punti. Però che succede? Tipo che io ho fatto una media qua a tu Cagliari. nell'ultimo torneo, questo l'ho fatto a Cagliari, una media di ho chiuso 25 carambole in 23 colpi, cioè ho fatto una media di 1,086, che la fa il master, questo è ancora superiore della prima. Okay. E già questa è una bella media. Poi contano tutti i risultati che tu fai le 4 partite e fanno la media generale tutti gli incontri che hai fatto tu, e vado a chiudere i 5 incontri che faccio io con una media di 0,755, ricordiamo, con una massima steccata di 7 carambole, che mi è venuta anche premiata perché l'ho fatta lì a Cagliari. Io per far capire ancora meglio questo, quello che dice Guglielmo, non che Guglielmo non si sappia spiegare bene, però in parole semplici, per concludere, diciamo, una partita c'è un minimo di colpi. Se tu lo vai a chiudere con i colpi ti abbassa molto la media. Sì. Quindi la strategia è chiuderla prima, quindi all'attacco va. Subito. Ho capito. E tu nell'ultimo campionato di Cagliari? Questo l'ho chiusa io in una bella media con 0,755. Mi sono classificato quinto assoluto e ho portato anche la miglior massima steccata, 7 carambole. Infatti l'hanno premiata pure. E avevo addirittura, fino all'ultima partita, anche la media 7, premiano anche la media 7, con 1,087. La partita singola, quella che ho chiuso 25 in 23 colpi. Ma questo sport, cioè, penso che tu hai da anni che... Io ho quasi 11 anni che pratico questo sport, però purtroppo qua a Santa Croce non abbiamo una mentalità costruttiva, oppure abbiamo qualcuno che ci segue, non abbiamo nessuno. Noi quello che impariamo fuori, vado a fare un torneo, mi prenoto una partita open dove organizzo un torneo e vado a imparare dei tiri. Vengo qua in sala e mi ti fai degli stage, diciamo, e mi provo quei tiri. Ma non pensi avanti. Che però cioè, facendo anche, diciamo, facendo conoscere questo sport magari con del volantinaggio, ma qua in Sicilia è conosciuto. In Sicilia sì, è tipo io dico a Santa Croce anche giocando ai birilli, perché ci sono anche i birilli, la goreziana e l'italiana, che vanno forte, però ognuno di loro sceglie la sua specialità.
Io ho scelto la risposta ancora molto più difficile. No, no, la domanda che ti volevo fare è proprio questo. Non pensi che, diciamo, con una buona informazione e far conoscere, diciamo, che Santa Croce c'è una società che fa, diciamo, biliardo a livello agonistico, cioè qualche giovane interessato potrebbe anche avvicinarsi? Ma prima si sono avvicinati, ora non so cosa è successo, si sono tutti allontanati completamente. Infatti andiamo molto, proprio completamente, eravamo quasi in 15 fra Birilli e Tre Sponde, addirittura siamo in 4, 2 birillisti e 2 carambolisti. I carambolisti chi siete? Tu siamo 2, io e Marcello Paolino. Uh-huh. Che è di Santa Croce. Di Santa Croce Camerino. E poi ci sono i fratelli Panebianco, Giuseppe, sì, e Flavio, per i birilli. Che anche loro partecipano anche a campionati. Anche loro vanno avanti con i birilli. Con i non campionato nazionale. E nell'ultimo che si è tenuto. Che addirittura è arrivato terzo. Nell'ultimo che si è tenuto, mi sembra, ad ottobre. Mi sembra. Sì, ad ottobre, vicino a Palermo, sì. Non mi ricordo dove è stato. E hanno fatto un bel risultato. Cioè, ha fatto Giuseppe un bel risultato. All'interno della tua società, qui alla, che è proprio a fianco a noi, poi sì, al Circolo Culture d'Arte, avete 2 biliardi, sì, tutti e 2 riscaldati. Tutti addirittura adesso panni nuove, biglie nuove, e si gioca adesso molto più. Diciamo, per quelli che si vorrebbero avvicinare al biliardo, cioè, diciamo, è uno sport oneroso a livello economico, no, è un qualcosa che lo puoi fare anche a passatempo? A livello nostro è normale, vieni, ti apri il biliardo, giochi, paghi quello che devi pagare, possibilmente io, delle mie le poche esperienze che ho, possibilmente posso imparare anche qualcosa, ma non a livello, diciamo, da a livello normale, a livello cittadino. Cioè, però puoi toglierti anche le tue belle soddisfazioni, no, diciamo. Perché infatti io sono partito di seconda categoria e quest'anno con questa classifica sono entrato. Invece negli anni precedenti come? Niente, sempre 17esimo, 15esimo, 20esimo. Quindi quest'anno hai fatto un bel esploit. Ho fatto un bel esploit, completamente. Allora, complimenti, Guglielmo, ritorneremo un'altra volta a parlare di biliardo nella seconda tornata di discussione. Ora io vorrei presentarvi una ragazza che sembra un angelo, però vorrei di Taekwondo, il Taekwondo che più che essere una disciplina sportiva è davvero una, diciamo, una mentalità di vita. E parlando con tuo padre, con il maestro Daniele Giandinoto, mi ha fatto in breve linea fatto capire che cosa vuol dire essere un lottatore di Taekwondo, una persona che deve avere una morale perfetta e comportarsi diligentemente con l'avversario e soprattutto il rispetto massimo per gli avversari con cui combattete. Maria Teresa, scusami se non ti ho dato per prima la parola per cavalleria, ma ti vedevo un pochettino così emozionata, perciò ho voluto fare parlare una vecchia volpe come Guglielmo Russino, che se l'è cavata benissimo, e quindi ora ti cedo la parola. Niente, il taekwondo ormai comunque è diventato uno sport olimpico, quindi diciamo che è più conosciuto rispetto agli anni passati. Sicuramente noi a livello di provincia siamo l'unica palestra, diciamo, che ha portato sia campione a livello nazionale che internazionale. In più ci stiamo ingrandendo anche con i bambini, ma soprattutto anche con le ragazze, le bambine, che fino a qualche tempo fa c'era una mentalità che comunque non era uno sport prettamente maschile, non era adatto alle bambine. Invece stiamo notando che c'è molta apertura anche da parte dei genitori, sia perché è uno sport che si può fare sia anche a livello agonistico soprattutto, però non è necessario, nel senso che si può fare anche a livello non agonistico, in quanto è uno sport che ti forma sia il carattere, sia dà la disciplina. Infatti molti bambini che sono un po' comunque irrequieti così, cioè riescono a concentrarsi in palestra, ma lo riportano anche a casa questo modo. E diciamo che siamo soddisfatti. Poi siamo soddisfatti anche del fatto che il 6 novembre abbiamo avuto i campionati nazionali a Catania. Ne volevo parlare. Comunque, continuo. Con il nostro atleta Salvatore Zisa, che negli anni passati ha sempre partecipato a un atleta nazionale, e quest'anno, diciamo, è arrivato quarto con grande soddisfazione.
Vabbè, comunque ne parleremo. No, continua, perché volevo prima fare una, diciamo, far conoscere qual è questo sport ai nostri amici a casa, perché davvero in poche parole non si può descrivere. È una, diciamo, è una disciplina e soprattutto una mentalità di vita particolare. E mi ha fatto piacere che poco fa tu hai inoltrato già il discorso sui tanti giovani e giovanissime ragazze che frequentano la vostra palestra. Io l'altra volta, cioè in più occasioni, mi è capitato di passare da voi e con piacere ho visto, tipo questa prima dell'estate avete tenuto gli esami per il passaggio di cintura, i tanti genitori, i tanti bambini che davvero... Sì, perché poi comunque è uno sport che, oltre ad appassionare comunque chi lo fa, appassiona anche chi lo guarda. Infatti gli ultimi campionati nazionali molti sono venuti comunque a guardare, comunque appassiona, perché è uno sport sia di contatto, quindi è molto spettacolare a livello di calci, di pugni, quindi diciamo che anche a guardarlo è molto sì, effettivamente ci sono delle figure particolari. Infatti è entrato alle Olimpiadi proprio anche grazie alla sua spettacolarità, perché rispetto comunque a altri sport non meno importante sicuramente, però grazie alla sua, ai suoi calci in volo e tutto il resto è riuscito a entrare. Poco fa tu parlavi dei campionati nazionali che si sono tenuti a Catania, al Pala Catania, il 5 e il 6 novembre, dove ha partecipato Salvatore Zisa, come dicevi poco fa tu, che è arrivato quarto assoluto nella categoria senior cinture nere. Sì, meno 74. Meno 74 kg. E Zisa praticamente ha perso, diciamo, quando ormai ci si aspettava quasi una medaglia da lui, ha perso contro un atleta delle Fiamme Oro. Non so se mi sbaglio, correggimi. Delle Fiamme Oro, e praticamente lui ha tenuto, diciamo, un ruolino di marcia importantissimo, ha passato i tre turni con ampio margine, ma nella GS Taekwondo non c'è solo Salvatore Zisa, ma ci sono tanti altri atleti che si sono fatti rispettare. Io vorrei che tu, non so, è giusto nominare chi... nominare chi fa questo sport, ma è anche un onore per la vostra palestra avere, diciamo, questi atleti che danno, diciamo, lustro alla vostra... Vabbè, allora in primis c'è il nostro orgoglio, anche se ormai non fa più questo sport, naturalmente è stato Giovanni Occhipinti, cioè che comunque ci ha portato la medaglia d'oro ai campionati nazionali, quindi è stato un orgoglio sia per noi come palestra sia anche per il maestro stesso. E poi io sono stata anche atleta, ora sono allenatrice, ma sono stata atleta, quindi ho partecipato sia ai campionati nazionali arrivando sempre secondo e terzo posto, e poi anche a quelli internazionali conquistando la medaglia d'argento. Ora mi sono dedicata comunque a allenare i bambini, perché comunque è una passione sia farlo sia insegnarlo questo sport, e quindi tu comunque... praticamente alleni i bambini alle prime armi, praticamente. Sì, diciamo dai 4 agli 8 anni, e quindi mi dedico a questa fascia d'età, anche perché comunque inizialmente, giustamente, con un bambino di 4 anni vai più col gioco. Sì, certo. Imparano col gioco, diciamo, è più una fase ludica per sì. Praticamente niente, ora comunque come atleta non ho smesso, perché ho smesso con i combattimenti, ma mi sto preparando per le nazionali di forme a Fondi l'11 dicembre, e poi avremo l'intervento. Cosa sono le forme? Le forme sono delle tecniche ben precise, determinate, che comunque simulano un combattimento con un avversario che è invisibile, che non c'è. Le varie forme dipendono, quindi, dalle varie cinture. Quindi è una competizione singola, diciamo, tu... Allora, è una competizione singola, però ci sono anche quelle a squadre, che sono composte da 2 o da 5 persone, però io preferisco quella singola, perché già è comunque abbastanza un impegno, perché le tecniche devono essere fatte in un certo modo, il calcio deve avere una tenuta determinata, quindi... preferisco quelle. E dimmi una cosa, cioè da che cosa si comincia a imparare il Taekwondo a un bambino che
che viene per la prima volta? Allora, da dove si comincia? Innanzitutto da noi è importante comunque lo stretching, la ginnastica, perché comunque deve ammorbidire il muscolo, deve riscaldarlo, perché sennò facendo i calci si rischia di farsi male. E poi niente, i primi calcetti, come il calcio comunque verticale, gamba dritta, le prime parate, però sempre a livello di gioco, scherzando, non, oppure noi diamo i calci alle palette. Quindi questo attira molto i bambini, perché hanno l'obiettivo di colpire quel bersaglio, e quindi ti fanno il calcetto. Nel frattempo gli spieghi come si fa, allora intanto iniziano a prendere. È più semplice. Sì, no, quello che non si fa nel biliardo. E poi abbiamo anche il fatto comunque del gioco, quindi con i percorsi, eccetera. Diciamo che. Ritorniamo ai nostri sport, diciamo così. Consueti, diciamo così, parliamo ora di più popolari, infatti, perché il taekwondo è uno sport bellissimo ed è un peccato che non abbia, diciamo, questo risalto che meriterebbe, così come il biliardo che in TV mi blocca per ore, perché ci sono dei campioni di biliardo che davvero fanno riflettere per la loro bravura. Sì, 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 effettivamente. Ma parliamo di calcio, parliamo delle due squadre maggiori di calcio 11 di Santa Croce, parliamo della Nuova Camerinense con Anthony Petralia che è al secondo anno con la Nuova Camerinense. L'anno scorso avete fatto un campionato nel quale vi siete salvati proprio all'ultima giornata, ai play-out. Invece quest'anno avete intrapreso una nuova avventura, una squadra affidata a Rodolfo Spitale, una vecchia conoscenza del calcio provinciale. Avete iniziato con uno sprint che non tutti si aspettavano, poi c'è stata una piccola defiance per poi riprendervi ora nelle ultime giornate. Ieri avete giocato contro la capolista, io l'ho seguita, una partita sfortunata per voi, avete fatto praticamente tutto voi, come poco fa parlavamo con Anthony, hanno regalato, ahimè, due gol agli avversari, ma poi hanno avuto quella caparbietà e quella forza morale di riuscire a riagguantare il risultato, e avete messo anche paura alla capolista. Anthony, l'hai vista come l'ho vista io la partita? Sì, purtroppo. Tu che sei stato un protagonista, diciamo. Diciamo che ieri a tratti non sembravano loro la capolista, perché fin dal primo minuto noi li abbiamo messi sotto con la nostra arma, che l'aggressività, la voglia, che venivamo da un ciclo, diciamo, di sconfitte, che su quattro sconfitte la vera e propria è una sola sconfitta, che abbiamo sbagliato l'approccio alla partita. Tutti gli altri sono state delle ingenuità nostre che purtroppo nel mondo del calcio le andiamo spesso si pagano. Ieri, come domenica scorsa, abbiamo avuto la forza di recuperare lo svantaggio. E come a Belvedere, che abbiamo fatto la partita noi, loro si sono trovati avanti di un gol, purtroppo con un fallo di mano che l'arbitro non ha visto, purtroppo hanno fatto gol. Abbiamo avuto la forza di andare avanti e pareggiare. La stessa cosa ieri, siamo partiti bene, poi abbiamo avuto un calcio di rigore che solo l'arbitro ha visto. Effettivamente è stato un po' dubbio questo calcio di rigore. Poi un'ingenuità, perché il secondo gol è stato un'ingenuità madornale la nostra, che siamo andati tutti a difendere il calcio d'angolo e abbiamo lasciato l'uomo libero, che ha messo tranquillamente in mezzo. Che poi è stato anche un gol stranissimo, anche quello, perché è una palla lentissima, è passata tra una selva di gambe. Purtroppo quando si sbagliano certi meccanismi, che ci siamo trovati in mezzo e abbiamo preso questo secondo gol, che è incredibile. Però il vostro merito. Messi,
Grazie alla forza che ci sta dando il mister, di crederci dal primo all'ultimo minuto, anche i piccoli che si stanno comportando veramente bene quest'anno, non è che l'anno scorso, però un anno di campionato rispetto all'anno scorso si sta vedendo, l'approccio alla partita sono diverse. E ieri fino al 90esimo ci abbiamo creduto e anche dopo il 2-2 volevamo anche vincere la partita. Ma avevate anche la possibilità di vincerla, perché Tra l'altro se vincevamo non rubavate nulla. Io la cosa che mi preme dirti e che con questa mattina mi sono sentito con mister Spitale, con Ospitale, gli ho fatto i complimenti perché ho visto una squadra che non si è data per vinta. Non è facile dopo due gol, dopo che una squadra soccombe per due gol, rialzarsi così come avete fatto voi. Avete avuto la caparbietà di dimezzare le distanze prima della chiusura del primo tempo, poi il Canicattini ha fatto l'errore di non giocare più e voi avete colpito inesorabilmente con Zisa, che davvero ieri è stato l'uomo della partita a mio parere, anche se l'assist del secondo gol gliel'hai fatto tu, però ieri l'ho visto molto in palla il ragazzo. Daniele si sta comportando veramente bene, è un giocatore che ha grandissime qualità, li sta dimostrando, sta crescendo partita per partita come tutti gli altri. E più che altro che voglio dire che il Canicattino non ha voluto giocare, non gli abbiamo permesso di giocare. Anche questo è normale. Perché sul 2-1 prima di pareggiare abbiamo avuto anche due occasioni che abbiamo fallito, perché se facevamo prima gol non so come... Sì, con Giuliana avevate molto più tempo, sì, per... Però non ci dimentichiamo che loro sono la capolista, noi anche se ci guardano dal basso la classifica è bugiarda. È bugiarda, cioè, per i valori che si sono visti ieri... Anthony, una domanda. Fra il pareggio di domenica scorsa e il pareggio di ieri, quali sono i due punti persi? Veramente sono tutti e due i due punti persi. Quattro punti persi in due partite che non ci meritavamo di perdere. Cioè, il rammarico è più nella partita di domenica scorsa che in quella di oggi, praticamente, di ieri. Allora, se dobbiamo vedere le cose, prendiamoci il punto fuori e vinciamo dentro in casa. Però analizzando le due partite sono quattro punti persi. Chi ha visto la partita sia andata sia a Belvedere che in casa può dire che sono quattro punti persi, no, nostri. Però il calcio non si, come dico, non c'è sia ma. Però sono due punti. Voi in questo momento del campionato, dopo otto giornate, siete terzultimi a otto punti, però la distanza che separa dalla zona playoff è incredibile, sono solo cinque punti. Cioè, alla fine è un campionato, cioè, la classifica è molto corta e con un paio di vittorie si può fare un bel salto in classifica. Anthony, rispetto a tu hai giocato sempre in queste categorie, che campionato è questo di prima categoria di quest'anno? Che livello c'è? E soprattutto di anno in anno è sempre lo stesso livello o va sempre a scendere? Va sempre a scendere, perché negli anni passati c'erano giocatori che come nell'Avola, che ora stanno facendo anche l'eccellenza, che davano qualcosa in più. Invece quest'anno siamo tutti nello stesso livello, però c'è poco il distacco. Ci può essere il giovane un po' più forte che già è pronto per certe categorie, un po' meno che ha paura al primo contrasto fuori casa, questo solo. Molti implicano questo basso livello al fatto che ci sono per forza i giovani che devono giocare. Tu sei di questo avviso? Non dico questo, perché anche ci sono persone che anche fuori casa si possono, persone grandi che non dico questo, però ci sono molte squadre che non stanno curando bene il settore giovanile. Sì. Non curando bene il settore giovanile a lungo andare porta a questo problema qua.
Sì, effettivamente, come abbiamo parlato anche in altre puntate di Lunedì Sport, nel calcio è fondamentale avere dei settori giovanili, perché con queste regole che hanno messo, ora in prima categoria mi sembra sono due giovani obbligatori, 91 e 92, sì, 91 e 92, in promozione sono tre, sì. Addirittura in Serie D sono quattro, perché... a livello nazionale, interregionale, già le federazioni ti cercano quattro giovani che devono giocare, quindi è uno stimolo ancora di più a investire sui settori giovani. Anthony, io non voglio ti faccio una domanda così per metterti un po' in difficoltà: fra la squadra di quest'anno e la squadra dell'anno scorso, quali sono, diciamo, non devi giudicare, cioè, quali sono le differenze che c'erano l'anno scorso in quella squadra che ha fatto quel campionato là, anche se anche in quella squadra dell'anno scorso la classifica è stata un po' bugiarda, perché avete avuto voi parlo del campionato dell'anno scorso, diciamo, una partenza con handicap, perché già giocavate fuori Santa Croce, sì. C'erano metà campionato i ragazzi l'hanno, io sono arrivato a dicembre, poi metà campionato l'hanno fatto sempre, sì. fuori casa, diciamo, il giorno di andata l'hanno fatto tutto fuori casa. Ma la differenza è che dirti, ci stiamo credendo, l'approccio alla partita è diverso. Siamo cresciuti più che altro, si è fatto un unico gruppo, è arrivata gente nuova che ha portato delle forze nuove, ci crediamo di più, stiamo diventando un po' più, non dico più squadra, perché l'anno scorso non arrivavamo a quel punto se non eravamo squadra, se non ci credevamo, però c'è quella voglia in più, i giovani stanno mettendo un pizzico di esperienza in più che l'anno scorso non avevano. Ed era proprio là che ti volevo portare, ora ti dico qual è la mia opinione sulla squadra dell'anno scorso e quella di quest'anno, perché io l'ho seguita in entrambi gli anni e a mio parere la differenza che c'è fra quest'anno e l'anno scorso è che quest'anno è una squadra con gli uomini giusti nei posti giusti. L'anno scorso tu e Pagliano siete arrivati a dicembre ed era un qualcosa che già mancava alla squadra. Voi quest'anno avete avuto l'opportunità di iniziare dall'inizio con la nuova Camerinense, già conoscevate l'ambiente, diciamo, e quindi vi siete trovati già meglio. Poi, diciamo, la presenza in difesa di un uomo come incatasciato ha dato quella sicurezza in più, diciamo, che mancava in alcuni frangenti, che anche Lami, ricordiamo che c'è anche sono Lami rientrati quest'anno, Mattia Spitale al centrocampo fa tanto, quindi rispetto all'anno scorso è una squadra molto più quadrata però ci manca anche degli uomini di esperienza come Marco Indigeno. L'anno scorso ci dava una mano, era un allenatore in campo, Marco l'anno scorso ci dava quei suggerimenti che certe volte noi giovani sbagliavamo, no? Diciamo che tanto è due moduli di gioco diverso, siamo un po' più alti, c'è un centrocampo un po' più compatto con Giuliana, Massimo Ragazzo, Pagliano, Mattia Spita lo stesso, e due esterni che stanno giocando veramente bene nel primo di gioco. In difesa sono tre grandi. Ora, da giocatore, secondo te nella nuova Camerinense manca qualcosa? Non è competenza mia dirla, lo lascio giudicare agli altri. Io te lo chiedo perché ora si stanno aprendo le liste di trasferimento, perciò ti volevo chiedere a te se nella tua squadra secondo te manca qualcosa, oppure manca tipo un ricambio, un qualcosa, siete dei giocatori contati a mio parere. Questo non lo so, però le porte aperte per rinforzare la squadra e diciamo è salvarsi in attacco, io ho saputo in attacco manca qualche attaccante, ecco. Lui gioca in attacco, però in attacco finora siamo in quattro, anche per Gianni Pellegrino che è stato squalificato per due partite, ora rientra,
Daniele Zisa che quest'anno sta facendo veramente bene. A mio parere, Anthony, mancano gli uomini di ricambio. Cioè, che significa? Esci tu, ad esempio, in un frangente di gara, non c'è, diciamo, una, a mio parere, questa è sempre la mia opinione, una persona che è in grado di poterti sostituire e dare lo stesso apporto che dai tu. Esempio, cioè, ho preso Anthony Petralia per non prendere, che ne so, sì, Peppe Giuliana, cioè, ho fatto un esempio così, perché se a centrocampo, secondo me, si fa male qualcuno, facciamo corna, oppure qualcuno è squalificato, non c'è un ricambio valido, perché a mio parere il presidente Corallo deve andare a vedere dei giocatori per poter dare il giusto ricambio a voi. Questo faccio, ci sono presidente, allenatore che decide cosa mancare o meno. È una prima categoria di una volta quando giocavo io. Ecco, sì, infatti. Una volta che la prima categoria era una serie D, un'eccellenza. La bassa qualità è dovuta anche a tanti fattori, e quello che hai detto poco fa tu, Anthony, anche a una scarsa, secondo me, una scarsa classe arbitrale, perché io ho visto l'altra volta la partita della Nuova Camerinense contro la Rarinantes, un bambino di 16 anni che arbitrava, cioè neanche fosse una partita di giovanissimi, cioè, secondo me sono tanti i fattori. Quello era l'unico un po' più all'altezza degli altri, addirittura, quindi sì, perché per dirti gente che arbitri che vanno fuori casa e a fine primo tempo si trasformano perché hanno paura della tribuna, delle persone che ci stanno, non ti garantiscono quella sicurezza, diciamo. Perfetto. Fuori casa ad Agata abbiamo avuto un arbitro che ha arbitrato, secondo me, tutto tranne di calcio. Fischiava contro quando non doveva fischiare, dava punizioni. E lì quando anche le minacce, fra l'altro. Ma le minacce non. Vabbè, ma cioè, gli ambienti sono questi, però. Scoglitte, Agate, Vittoria, tutte. Anche nel Siracusano c'è quella gente lì. Ci vuole la base, purtroppo. Se non sei allenato, non lo fare l'arbitro. E qualcuno che conosce bene gli arbitri è Santa Croce. Santa Croce che nell'ultima partita in casa contro il Troina ha conosciuto, diciamo, onestamente, un arbitro che ha scippato la vittoria al Santa Croce e poi, diciamo, ha confezionato subito dopo, diciamo, comunicato ufficiale, ha confezionato, diciamo, un bollettino di guerra che sinceramente, per quello che è successo in campo, per quello che abbiamo potuto vedere, è stato davvero una cosa scandalosa. Salvo, ieri il Santa Croce è andato a pareggiare a Nicosia, seppur rimaneggiato, diciamo, degli uomini cardine, tipo Russo, D'Agosta, Basile, e poi per non riprendere di nuovo il discorso di Rizzo e D'Agosta che sono andati via, diciamo, ieri ha fatto un mezzo miracolo per agguantare, diciamo, questo pareggio. Ora, brevemente, se vogliamo aprire una finestra su quello che è successo la settimana scorsa con tutte queste squalifiche, se tu vuoi dare, diciamo, la versione ufficiale della società, che cosa pensa la società di quello che è successo la settimana scorsa? Alle volte le cose diventano difficili. Difficili da capire, proprio perché effettivamente dal referto che è stato pubblicato, da quello che è stato fatto, è come se fosse successo chissà che cosa. Non è stato toccato nessuno, né manco con un fiore. Quindi se c'è stata qualche parola è normale, qualche cosa effettivamente veniva, ma a livello verbale, ma niente effettivamente di quello che è stato che hanno messo appunto nei verbali. Per cui tutte queste squalifiche, 6 giornate, 4 giornate, è come se effettivamente qualcuno avesse fatto chissà che cosa. Purtroppo si vede che... Ed è stato proprio quello che mi ha detto... Cioè, la rabbia è questa, perché magari, non lo so, dopo tutto quello che hanno fatto sul campo e da quello che è successo, perché effettivamente ne ho viste tante di partite, sia di fuori che dappertutto, a Santa Croce è un ambiente calmo,
la parola, la cosa capita sempre, ma mai e poi mai io ho visto effettivamente la gente un pochino dal di fuori, perché è stata troppo evidente. Ed è stato proprio gli errori sono stati evidentissimi. Questo quindi, punto con cui con il quale ho parlato con il presidente Marco Agnello in una intervista che mi era rilasciato, mi raccontava la sua amarezza, perché lui, la società, voi sì, tutti. Sì, ma perché noi, come effettivamente, non abbiamo mai e poi mai fatto niente, nessun precedente mai nel Santa Croce, specialmente proprio a Santa Eppure Croce. Eppure chi va a leggere. Quindi, da come ci hanno trattato, effettivamente si vede che chissà che cosa infatti, noi avevamo fatto. Chi va a leggere, diciamo, quel bollettino di guerra che hanno messo sul comunicato, se uno può immaginarsi, certo, ma certo, Santa Croce cosa sarà potuto succedere? Eppure non è successo niente. Cioè, oltre al danno, la beffa, perché questi signori si permettono di scrivere delle falsità vere e proprie, e con tutto salvo, scusa se ti tolgo la parola, che a fine gara c'era il commissario degli arbitri, io personalmente ho parlato con lui, lui ha confermato gli errori arbitrali, ha detto che la dirigenza si era ben comportata, scortando l'arbitro fino allo spogliatoio e allontanando tutti i ragazzi che parlavano, li allontanava, cioè con tutto questo, cioè con tutto che avevano fatto questi errori, che poi in una parte l'arbitro stesso l'aveva ammesso alla fine del primo tempo di aver fatto un errore sul rigore, c'è stato un fallo rigore nettissimo, una mano dentro l'aria che sono cose inspiegabili. Parliamo di calcio veramente. E lasciamo, abbiamo aperto questa finestra, la chiudiamo subito. Alle ieri volte, il Santa Croce è andato a pareggiare con la cura, diciamo, di Samuele Boncompagni. Diciamo, non dico che si sta vedendo, perché non vogliamo essere da meno nei confronti di Michele Santoro, che ha fatto un ottimo lavoro, ha lasciato la sua impronta, ahimè i risultati sono quelli che contano nel calcio, e lui ne ha pagato, anzi lui ha voluto pagare in prima persona, perché ricordiamo che lui si è dimesso, ha fatto un passo indietro lo ha fatto per un atto di responsabilità nei confronti della squadra. E Salvo, che partita è stata quella del Santa Croce? Io ieri effettivamente non sono stato presente per motivi di lavoro, però ho parlato con il direttore sportivo, che mi ha un po' detto che i ragazzi effettivamente, anche come prima, stanno mettendo molta voglia e molta volontà, anche se rimareggiati appunto da una formazione approntata al momento, però ho visto che sono stati veramente molto attenti fino all'ultimo secondo, perché noi effettivamente il nostro problema è stato il secondo tempo. Se noi andiamo a vedere tutte le partite, come ha avuto modo anche qualcun altro di presentare qua, nel primo tempo noi quasi al 99% eravamo sempre in vantaggio su qualsiasi campo, andavamo negli spogliatoi, ritornavamo in campo, non so che cosa sia quello che succedeva effettivamente, e si perdevano sempre le partite. Oppure questa volta invece i ragazzi hanno avuto la forza di volontà, malgrado un campo veramente per dire che era un campo, perché come hanno detto sembrava una cava più che altro, non un campo. Comunque i ragazzi hanno messo veramente l'anima fino all'ultimo a cercare di non soccombere, perché effettivamente la squadra in classifica con cui hanno giocato era più in alto di punti, ma non vuol dire che questo era, diciamo, come tecniche e come cose, i nostri erano di meno. Ci vuole solamente un po' di concentrazione, ci vuole un po' di attenzione in più, e effettivamente ieri hanno dimostrato questo, malgrado dovevano stare un po' sulla paura di prendere hanno reagito benissimo. Io da appassionato di calcio mi tendo a anche oltre alla passione, alla concentrazione, alla voglia che questi giocatori devono essere, ci vogliono anche i giocatori, perché ora con tutte queste squalifiche, ora diciamo ieri Cardone è uscito per infortunio,
Ora domenica, domenica mancherà buon compagni perché era diffidato e ha preso l'ammonizione. Insomma, nel derby contro contro la Virtus Ispica. Ma juniores, ci sono tanti ragazzi domenica prossima. Quindi tu ci stai dicendo che ufficialmente la società non intende, diciamo, andare sul mercato degli svincolati. No, sì, per il momento si sta valutando un po' la situazione. Sicuramente qualcosa si farà, però cerchiamo di arrivare fin quando poi si aprono come svincolate cose. Mi sembra che almeno sul momento non ci sia niente di che faccia il nostro caso. Salvo, non so se ti puoi sbottonare, però insomma, la società già aperto la giacca all'inizio. La società su che cosa è orientato? Ma, diciamo che effettivamente, vedendo un po' l'andamento fino adesso, c'è un po' da prendere qualcosa su ogni settore, io penso, almeno. A centrocampo e un po' in avanti, effettivamente qualcuno che vada adesso a sostituire sia quelli che sono andati via, sia anche gli squalificati, perché ce n'è qualcuno che non so se col ricorso che si farà potranno, diciamo, un po' togliere qualche squalifica, ma addirittura ci sono 6 giornate, 4 giornate, quindi già andiamo all'anno prossimo a momenti. Quindi si deve agire effettivamente sul centrocampo, sulla difesa e sull'attacco. Io penso che qualcosa per ogni settore si dovrà fare. Ricordiamo che le liste di svincolo si apriranno il 5 dicembre, quindi ancora ci sono altre tre partite. Perfetto, quindi dobbiamo affrontare con le bisogna aggrapparsi tutto quello che abbiamo fino a... Perché la classifica piange e il Santa Croce è terz'ultimo, diciamo, a 9 punti, anche se come nel campionato di categoria. Se tu vai a vedere a 5 punti, a 4 punti già ci sono 7-8 squadre. Quindi diciamo che anche là non è che in promozione c'è il livello che sia a parte, tanto, diciamo, la prima in classifica. Il livello non è consecutivi, sì, ma già sei un po' di sopra, non è perfetto, perfetto. Abbiamo concluso così il nostro primo giro di opinioni e prima di passare, diciamo, alla seconda tornata di discussione, voglio dare un pochettino i numeri della giornata che abbiamo passato, proprio le due giornate sportive, sabato e domenica, in cui le squadre di Santa Croce sono state in campo. Ma prima di fare ciò vorrei rispondere a un nostro amico che ci ha chiesto perché non vengono invitati ultimamente dei giocatori della Virtus o degli esponenti della Virtus. Non è vero che non sono stati invitati i giocatori e gli esponenti della Virtus, anzi vengono invitati puntualmente ogni lunedì, ma per motivi di impegni professionali, impegni di qualsiasi altro tipo che non conosco, non possono venire lunedì sera alle 8. Ho chiesto più volte anche se qualche giocatore fosse disponibile a venire qui in studio, ma non si riesce a trovare questo tempo per venire qui a parlare di basket, perché ci piacerebbe tantissimo parlare della Vigor. Ne parleremo anche stasera per quello che possiamo fare, e quindi non è una polemica nei confronti della Virtus e della Vigor, scusate, ma è proprio un dato di fatto, perché con coach Di Stefano abbiamo degli ottimi rapporti, ci sentiamo, ci siamo sentiti anche la settimana scorsa, siamo rimasti che lui, quando ha una finestra libera, sarà nostro gradito ospite. Lo aspettiamo anche qualche giocatore quando vorranno venire. Le nostre porte sono aperte. Quindi abbiamo parlato di calcio 11, abbiamo detto che Firenze ha pareggiato in casa ieri, il Santa Croce ha pareggiato a Nicosia, nel volley la squadra di Carlo Guinicelli ha esordito nel campionato di Serie D regionale e ha perso, ahimè, contro la forte Volley Modica, la Volley Modica che è una delle candidate al salto di categoria. Ha perso in casa per 3-0, però le ragazze
di Carlo Guinicelli hanno fatto vedere degli ampi margini di miglioramento e sicuramente avranno modo per raggiungere, diciamo, il loro unico obiettivo, che manca è quello l'esperienza, della salvezza. Visto, sì, manca l'esperienza. Ho manca visto l'esperienza. La partita, veramente sono state. Sono delle giovani davvero brave, però a volte si hanno peccato di esperienza. Delle trame bellissime di gioco, solo che poi pecca l'inesperienza. Hanno peccato di esperienza perché hanno condotto i 3-7 sì, diciamo con punteggi alti, perché il primo set è finito 25-18, il secondo 25-23 addirittura, e il terzo 25-18. Erano in vantaggio 3-4 punti e poi peccato li buttavano al vento. Per passando questo al basket, ieri la Vigor è stata sfortunatissima, ha perso all'ultimo, diciamo all'ultimo secondo contro il Melilli. Il Melilli che è un'altra squadra fortissima, mi sembra che seconda in classifica, anzi è seconda in classifica a 10 punti assieme all'Olimpia Basket Comiso. È stata davvero sfortunata la squadra di Giancarlo Di Stefano, ha perso di un solo punto, 63 a... Lì non si vedeva assolutamente la differenza, sì, infatti, in classifica. Infatti a volte sembrava al contrario. Infatti là la squadra di Giancarlo Di Stefano è stata ha tenuto campo, bene il campo, sì. E quindi colpo su colpo. Però la classifica della Vigor è abbastanza positiva, infatti è quarta dalla prima e a due punti dalla seconda in classifica. Per un punto proprio. e infine, ma non per ultimo, il calcio a 5 di mister Peppe Marino è andata a violare il campo del Mascalucia. Ora con l'apertura delle liste avrà un altro giocatore in più, che è Giovanni Sammito, che è una vecchia conoscenza del CSK Marina, e oltretutto vogliono che nelle prossime puntate venga invitata qualche ragazza della Liberta, se con piacere. Cioè, ci sono i nostri amici a casa che richiedono il pubblico femminile. Questa sera abbiamo Maria Teresa Giandinotto. E quindi parlavamo che del Camarina, che il Camarina anche il Camarina dopo un brutto periodo si sta rialzando e sta risalendo la classifica verso la zona playoff. Brevemente, poco fa Fausto Mandarà mi diceva che abbiamo 10 minuti alla fine. Io a Guglielmo Rossino intanto voglio dire: la tua stagione quando ora inizierà e quali saranno, diciamo, i prossimi obiettivi tuoi nel allora, 2012? Ovviamente siamo fermi perché non c'è un programma già fatto. Mm-hmm. E la prossima settimana vado a Catania, c'è un Open e vado a partecipare, così non sto fermo perché si deve giocare, questa è una specialità che si deve giocare, non è come calcio, ti devi allenare. Io non ho un allenatore, voi l'avete l'allenatore, è differente, io sbaglio, mi devo correggere io, questo, e vado a partecipare a questo Open perché purtroppo il programma nazionale siamo fermi. Stiamo, e quindi aspettando il calendario nazionale quando uscirà? Dovrebbe uscire, già era in programma che doveva andare fuori a novembre, però purtroppo c'è stata l'ultima riunione il 10 di novembre, ora stiamo aspettando via email cosa hanno fatto in questa riunione, stiamo aspettando tutti. Io Guglielmo da te veramente voglio che tu faccia uno spot per il biliardo, voglio che vuoi? Tu devi invitare questi giovani di Santa Croce a venire a giocare a biliardo. E io dico una cosa, allontanarsi dal computer e venire qua in piazza dove c'è, e se si allontana dal computer non ci vedo. No, dei ragazzi con questo poker e tutte queste cose online, più di questo non posso dire, va. Quindi venite a il biliardo è una cosa, sì, giocate a biliardo, si sviluppa molto il cervello, va fuori completamente, perché ci sono delle cose bellissime, perché ti allena la mente, sì, completamente, vai fuori tutte queste cose. Il computer non so, è bello sì, però sempre al computer no, e come no. Mio figlio va sempre di fronte alla TV, ci sono tanti sport. E infatti, sì. Quello, fallo a fare sport, non lo vedere tipo moto mondiale, tutte queste cose. C'è un bambino di 6 anni mi segue sempre in MotoGP, è una cosa bestiale. Sempre, sa tutti noi, anche io. Mi sa che dovrei comprare una moto. Forse, ma lui già c'è il 4-2, è abbastanza così. Maria Teresa, i prossimi obiettivi della GS Taekwondo, mi sembra che ultima ora prossimamente ci sarà nazionale di forma l'11 dicembre e poi il 18 dicembre il Memorial Guastella, mi sembra. Interregionale di forma, dove oltre a partecipare tutta la palestra abbiamo fatto una squadra di 5 persone per la dimostrazione di forme con musica.
quindi speriamo anche di riuscire a salire sul podio anche in questa cosa. E poi ci sarà il Memorial Guastella a dicembre. Sì, e poi siamo in attesa per i campionati nazionali junior. Io volevo che tu spendessi delle due parole per Afrim Memolla, che è un altro atleta importante della GST Taekwondo. Un altro atleta molto in gamba. Tra l'altro quest'estate è stato premiato come miglior atleta, quindi è una grande soddisfazione per noi. Siamo in attesa, non ha partecipato alle nazionali di Catania proprio perché non ha la cittadinanza, essendo albanese. Quindi siamo in attesa che prenda questa maledetta cittadinanza. Maledetta! Così, perché proprio siamo in ansia, perché abbiamo un grande atleta che promette bene, però siamo un po' fermi. Sì, ha molti margini di miglioramento ed è una persona davvero in gamba e... È davvero un vanto per la vostra società, perché negli ultimi campionati tenutesi a Barcellona Pozzo di Gotto, non so se mi è stato derubato anche lui di una vittoria. È stato... arbitri, scusa, male, visto questa già una risposta, vengono premiati da noi del biliardo, qua Santa Croce è sconosciuto, non veniamo premiati. Sì, infatti scusami Teresa, ora torno di nuovo da te. Una delle cose che mi sono prefissato, oltre a far conoscere i vari sport, il calcio, la pallacanestro, la pallavolo, sto facendo un giro di tutte le società che ci sono a Santa Croce, che magari molti non li sconoscono, il biliardo, l'altra volta. Guarda, abbiamo parlato una cosa, io sono andato in comune, abbiamo parlato di enduro, abbiamo parlato di golf, campioni che nemmeno... da noi è una specialità, deve essere tutto completo, noi dobbiamo avere il gilet, il papillon, pantaloni neri, calzette nere, scarpe nere. La divisa è importante. La divisa è molto importante e viene anche curata. Ho lo stemma di Santa Croce Camerina e addirittura ho portato fuori il nostro stemma di Santa Croce Camerina. Il cigno. Il giglio. Ma hanno fatto fare una domandina a Santa Croce, al comune di Santa Croce Camerina, per portare questa cosa. Non so gli altri sport se fanno portare o fanno fare la domandina per portare questo stemma. Addirittura viene premiato. Io che ho portato Santa Croce Camerina fuori... Però devo dire, sono stati premiati giustamente, perché sto scherzando. Cioè, io porto fuori il nome Santa Croce Camerina. Tutto qua. Concludi, Teresa. Cosa... Niente, che comunque stavo parlando di Afrim, è un atleta che ha le caratteristiche proprio dell'atleta di Taekwondo, perché ha lo spirito, la passione e anche il sacrificio, perché comunque un atleta del genere deve allenarsi tutti i giorni. Non c'è... Ma questo grazie anche al maestro Giandinoto, perché il maestro Giandinoto è davvero una persona squisitissima come persona, quando ti poni a parlare con lui ti mette a tuo agio, non è una persona che si dà aria, è una persona proprio semplicissima. So che tu e tuo padre e tu non puoi dire niente a suo sfavore, ma io che sono un estraneo lo posso dire benissimo che è una persona a modo, davvero. Anthony, domenica si andrà a giocare contro lo Scoglietti Soccer. Che partita si devono aspettare i sostenitori della Nuova Camerinense? Di sicuro una partita combattuta. Combattuta con lo spirito del secondo tempo, quello di non perdere, andare là, giocarcela a viso aperto e vincere soprattutto, perché la vittoria ci sta mancando. Veniamo da due risultati consecutivi e vogliamo continuare questa striscia fino al raggiungimento del nostro obiettivo, che il primo è la salvezza, poi si vede. Che squadra è questo Scoglietti Soccer, se tu sai qualcosa di loro? Ma lo Scoglietti è la classica squadra che ha fatto sempre gli anni passati, vuole lottare per il vertice, è partita un po' male e ora si sta riprendendo, sono rientrati alcuni giocatori che l'anno passato facevano parte del Real Vittoria e ora si stanno inserendo anche loro nelle zone alte, tra playoff e lottare. E niente, Anthony, vogliamo vedere un tuo gol, no? Intanto cerchiamo di fare il risultato, poi se segno io o segna qualcun altro, l'importante è raggiungere il nostro obiettivo e vincere domenica. E questa è l'umiltà che ci vuole davvero, che ci vuole in una squadra, perché davvero
le squadre, io conosco Rodolfo Spitale da tanto tempo e il suo carattere lo mette davvero, lo inculca ai suoi uomini, e soprattutto l'umiltà, perché lui è una persona semplicissima e che davvero non vuole perdere mai. Io in questa squadra c'è tanto del mister, c'è tanto del mister, il carattere c'è, lo stiamo prendendo tutto il mister, che non è, fino all'ultima palla non ci vuole che ci arrendiamo, dobbiamo sempre rincorrere sempre. E la stessa mentalità lo deve avere il Santa Croce domenica contro la Virtus Ispica. Con Scoglietti e Sorti hanno giocato oggi stasera la Juniores. Abbiamo pareggiato 0-0 qua a Santa Croce, però abbiamo avuto tante occasioni veramente, quindi è duro, che si può fare, se i Juniores sono come la prima squadra, insomma si può fare. E un'altra, diciamo, dobbiamo fare. E poco fa Anthony diceva la grinta, la voglia di lottare, è questo che dovrà mettere il Santa Croce per combattere contro la Virtus Ispica, anche se così a prima vista può sembrare, diciamo, una lotta impari. Ma noi, guardi, il calcio, appunto, tu mi insegni anche che alle volte le cose impossibili sembrano, si possono anche fare. Malgrado, ripeto, domenica siamo di nuovo più ancora penalizzati di domenica scorsa, perché mancano ancora due pedine molto importanti, vediamo di affrontare il discorso. Poi penso che anche il pubblico casalingo ci darà una mano, perché anche loro con l'incitamento faranno qualcosa. Ma io ho visto anche negli allenamenti che effettivamente i ragazzi mettono in campo quello che hanno, anche come prima. Speriamo di affrontare appunto questa partita. Ma potrebbe esserci un recupero, diciamo, all'ultimo minuto di Cardona. Se ce la può fare, perché effettivamente è uscito malconcio dopo un quarto d'ora, non mi ricordo quanto è stato. Comunque vedremo di valutare un po' l'entità del, sperando semplicemente che sia una botta e niente di particolare. Sì. Vedremo, perché appunto anche lui è molto importante. Anche perché Samuele Buoncompagni c'ha gli uomini contatti. Certo, sì, perché effettivamente io penso che parecchi juniores andranno a far parte di questa squadra domenica. Speriamo. Speriamo bene per tutte le squadre di Santa Croce. Io voglio augurare un in bocca al lupo a Guglielmo Russino, alla stessa Maria Teresa Giandinoto, nonché a Anthony con la sua nuova camerinense, e a Salvatore Salleme per Santa Croce. Io li ringrazio ancora per il contributo che hanno dato questa sera alla nostra puntata di Lunedì Sport. Abbiamo conosciuto nuovi sport come il biliardo, abbiamo conosciuto il taekwondo, la disciplina sportiva, la mentalità del taekwondo, abbiamo parlato di questa nuova camerinense, di mister Spitale, che sta dando una sua impronta. Io mi auguro, come ho detto poco fa, che le nostre squadre di Santa Croce sia la nuova camerinense che il Santa Croce, che entrambi si trovano terzultimi, siete accomunate da questa... La nostra è una classifica bugia. Sì, la vostra è una classifica bugia. In più e il Santa Croce in questo momento se lo merita. Noi specialmente adesso ci mancano tantissimo quei due punti, diciamo, di domenica scorsa, perché erano meritati, e quindi già con 3-4 punti in più si va sì, avanti, ma più che altro per il morale, perché effettivamente fa già tantissimo. Noi il punto di Belvedere ci è cambiato tutto, la settimana, il morale, passare una settimana morale, col broncio, passare una settimana. Parleremo di tutto ciò la prossima settimana, magari con nuovi ospiti. Io intanto ringrazio Anthony Petralia e Salvatore Sallemi, grazie a voi, buonasera. Guglielmo Russino e Maria Teresa Giandinoto. L'appuntamento per tutti voi è la prossima settimana. Speriamo che ci sia qualcuno della Vigor e qualche ragazza della Libertas Volley. Ringrazio tutti gli sponsor che ci sostengono per la nostra trasmissione. Ringrazio Fausto Mandarache per il supporto tecnico, e Antonella Galuppi, che è stata questa sera alla chat e ci ha passato i vostri messaggi. L'appuntamento è sempre per lunedì prossimo. Conosceremo nuove società e parleremo, come al solito, dello sport che si pratica a Santa Croce. Buonasera a tutti e a lunedì prossimo. Buonasera.